Cambia sicuramente tanto perché per la prima volta condividiamo un progetto del lavoro con il sistema delle imprese, poi è il sistema delle imprese che deve dare lavoro, deve dare occupazione. Diventiamo come un'industria Calabria con i nostri presidi territoriali lo sportello di accoglienza e anche di orientamento e di indirizzo per quanto riguarda i giovani, perché va data larga diffusione a questi giovani che da 15 a 29 anni nel lavoro non ne studiano, sono quasi rassegnati. Non possiamo assolutamente subire tutto questo, noi che siamo protagonisti del sistema economico e della crescita della regione, vogliamo dare opportunità sia di lavoro che di formazione, perché la cosa fondamentale è anche avere competenze e conoscenze per trovarsi pronto quando riparte il mercato del lavoro. Il protocollo di questa mattina serve proprio a questo, con un'industria dà la possibilità ai giovani che parteciperanno a Garanzia Giovani, dai 15 ai 29 anni, di avere un'industria impegnata a far incontrare questi giovani con il mondo dell'impresa calabrese attraverso dei servizi, attraverso un protocollo d'intesa che deve servire a dare la possibilità che per la prima volta in Calabria ci possa essere questo incontro attraverso i tirocini, l'apprendistato, attraverso le assunzioni che si potranno realizzare a Garanzia Giovani per il fatto che ci sarà la possibilità di sommare le agevolazioni del Job Act col bonus occupazionale, che è una misura prevista da Garanzia Giovani che di fatto può abbattere del 50% il costo del lavoro.